E completiamo il nostro percorso dal Borgo di Varsi, immersi nella natura, mostrandovi anche quella che è la location adatta per gustare questo territorio. Entriamo nella trattoria dei Frer, che dall'inizio del Novecento, con ben 3 generazioni, ci fa gustare i prugnoli, i classici tortellini e non solo, tanto altro da vedere con queste immagini, perché questa è la famiglia Sartori che ci mostra il gusto di Varsi. Scopriamo le specialità culinarie della zona della Valceno. Siamo vicinissimi a Parma, nella zona collinare di Sabrina Sartori. Insieme a sua sorella rileva da un po' di anni questa azienda, la riprende così, Trattoria dei Frer. Soprattutto per il perché di questo nome e quali sono le specialità di questo luogo che descrivono questo territorio. Dunque, Trattoria dei Frer perché il nostro casato erano i Frer. E le specialità di questa zona sono una cucina molto povera ma molto gustosa, e che noi abbiamo rimodernato e riportato un attimino in tavola più raffinata. Vengono usate molto le patate, le castagne, la cacciagione nei periodi autunnali. E noi facciamo una cucina prettamente stagionale. Questa innanzitutto è la nostra casa, perché noi viviamo più qua che in casa, e noi vogliamo innanzitutto star bene noi e far star bene i nostri clienti in un ambiente un po' diverso. La cantina è la cantina del mio nonno Umberto, dove lui pigiava ed imbottigliava il suo vino. L'abbiamo rimessa a posto, cercando di creare anche un ambientino per delle merende. Maria Assunta Sartori, tu sei l'anima culinaria della Trattoria dei Frer, abbiamo visto i ferri, ma come viene la creazione dei piatti all'interno di questo luogo così storico per il gusto? Sì, appunto perché storico, io qua dentro ci sono nata, per cui viene proprio da una passione trasmessa dalla nonna, dalla mamma e tutto quanto. E anche i miei piatti magari un po' rivisitati, però comunque sono quelli che facevano mia mamma e mia nonna. Qual è uno dei piatti che tu adori più presentare alla tua clientela e che ti dà più soddisfazione dal punto di vista artistico? Ad esempio faccio delle tagliatelle col timo porre culaccia, che sono proprio una mia invenzione. Io credo che comunque anche la cucina sia un'arte, e per me è proprio come essere quasi tutte le sere su un palcoscenico, perché comunque c'è la preparazione prima, che comunque viene fatta con tanta dedizione, tanto sacrificio eccetera, e poi c'è il momento appunto dell'assemblaggio, della cena, del pranzo, che tutte le volte mi sembra comunque di essere sul palcoscenico proprio. www.trattoriadaifrer.com. Ed esattamente la Trattoria dei Frer si trova dove? A Varsi, in provincia di Parma.